Enzo Dottavi Antonio, Confcommercio, presidente provinciale di Federmoda, come sta andando questo primo giorno di saldi? È un primo giorno dei saldi penalizzato dal bel tempo, lo sapevamo. È evidente che in una città di mare come Pescara dobbiamo sperare in qualche giornata di tempo nuvoloso per vedere più gente. Iniziare di sabato con una bellissima giornata è utopistico pensare che la città in questo momento sia piena di gente che sceglie lo shopping al mare, per cui aspettiamo che la gente torni dal mare e che oggi pomeriggio ci venga a trovare i negozi. Nonostante a Pescara con il sole il richiamo del mare sia stato più forte di quello dei saldi, l'avvio delle vendite estive di fine stagione è stato ben accolto dai tanti che già da questa mattina hanno scelto di approfittare degli sconti per fare shopping nel centro cittadino. E così, anche in Abruzzo, come quasi in tutta Italia, la partenza dei saldi viene accolta oggi da clienti e commercianti come un'occasione. Ma se per i primi si tratta di una caccia all'affare, con un tetto di spesa che Confcommercio stima in 200 euro a famiglia, per i secondi è soprattutto un modo in più per cercare di colmare il vuoto scavato nel settore del commercio da 2 lunghi anni di pandemia, come sottolinea Enzo Dottavi Antonio, presidente provinciale di Federmoda Pescara. Usciamo da 2 anni di pandemia, ma i danni della pandemia per noi dureranno anni perché ognuno di noi ha fatto ricorso, la maggior parte, ai prestiti garantiti dallo Stato che sono dai 5-7 anni, per cui noi per i prossimi anni avremo una rata da pagare per recuperare tutto quello che non abbiamo fatto. Scusi, sta uscendo da un negozio, cos'è che ha comprato? Ho comprato una camicia e un pantalone. Un paio di pantaloni, una maglia, qualcosa per vestirsi. Approfittiamo per i saldi. È di mia moglie, quindi non so precisamente cosa. Quindi ha fatto un regalo a sua moglie? No, 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 ho comprato direttamente lei, io porto solo la busta. Ma ha pagato lei almeno? Quello sì, magari sì. Intimo, roba intima. Servivano le ciabatte per il mare, nient'altro. Non mi piace fare la corsa al saldo, in realtà non ci credo molto. Noi siamo arrivati, Siamo non siamo turisti per caso turisti per oggi, caso. mai stati a Pescara, quindi. Ma approfitterete anche dei saldi? Ma Non guardiamo. credo, facciamo un giro per vedere la città. Da dove venite, se Da posso chiedere? Milano a Pisa. Io ho un abito. Una borsa. Soddisfatti? Sì, pienamente. come no. Un po' di costumi, intimo e vestiti. Il cliente cosa chiede quando arriva il momento dei saldi? Cosa vuole trovare in negozio? Allora, e non è più il saldo di una volta dove c'è la ressa e si compra qualsiasi cosa. Oggi si entra, si sceglie la misura, il colore e il dettaglio. Per cui una volta si comprava qualsiasi cosa, oggi invece si compra quello che veramente serve. In più, abbinato anche a un ottimo affare. Trovato beneficio da questi saldi? È stato un affare? Sì, direi di sì, decisamente sì. Ma abbastanza, un 30% in circa di sconto. Sì, tutto al 50%. Ma farà anche altri giri? Sicuramente. Hai in mente un importo, un budget che si è prefissato o andrà così? No, andrò così, vediamo quello che mi può piacere, poi vediamo. No, quello che ci piace ci prendiamo. Ma sui 300, diciamo, dai. In fila per comprare qualcosa o sta aspettando qualcuno? Sto aspettando mia moglie che deve acquistare non so cosa, sta facendo un giro. È preoccupato? Assolutamente. No, perché di solito quando le donne entrano nei negozi i mariti No, aspettano. non sono preoccupato, assolutamente. Quest'anno c'è l'aggravante del caro bollette, caro energia, come sta pesando sulle vostre uscite? Peserà e peserà ancora di più nella stagione invernale, per cui ma noi tra l'altro stiamo facendo anche conto con gli aumenti che stiamo subendo, perché poi tra l'altro le nostre filiere stanno aumentando i prezzi e noi sulla strada stiamo lottando in strada, in negozio, per mantenere gli stessi prezzi dell'anno precedente, ma è sempre più difficile. Il costo della vita è aumentato troppo, le bollette ci stanno massacrando. Mancano i soldi. E